Siamo arrivati a destinazione per una nuova avventura di pesca. Siamo a Ravenna, siamo su un canale, come potete vedere, circondato da queste industrie e aziende, e saremo accompagnati da un pescatore velocissimo e capirete il perché. Attrezzature particolari, esche particolari e cacceremo un predatore molto molto particolare. Non mi rimane che presentarvi il nuovo compagno di pesca che avrò in questa avventura. Ciao Manuel! Ciao Marco! Ecco il nuovo compagno di pesca. Lui è un pescatore velocissimo perché è un ciclista professionista. Quindi fino ad oggi ha partecipato a un sacco di competizioni internazionali di ciclismo. Molti di voi lo conosceranno proprio per l'altra disciplina che non ha niente a che fare con la pesca, che è un po' più rilassante e soprattutto meno stancante, però un ciclista professionista appassionato di pesca. Mi accompagnerà in questa avventura di pesca alla seppia. Quindi oggi andremo a cacciare le seppie. Allora, intanto Manuel è originario di queste zone perché è un romagnolo doc, quindi a tutti gli effetti. E Manuel, raccontaci due cose su da quanti anni peschi e come mai la pesca e il ciclismo, che sono due discipline completamente diverse, una veramente impegnativa, la pesca molto più rilassante. Che cosa accomunano le due cose e come mai che ti sei appassionato di pesca e da quanti anni peschi? Sì, io diciamo che pesco sin da quando sono bambino, la passione della pesca me l'ha trasmessa mio nonno. E poi con l'andare avanti degli anni mi sono, fra virgolette, specializzato e pesco solamente a spinning. Quindi la pesca per me era ed è tuttora uno svago e un modo super rilassante per staccare la spina dalle fatiche della bicicletta. Infatti ho alle spalle 14 anni di ciclismo professionistico e quindi ogni tanto servono questi momenti per rilassarsi e per recuperare energie, soprattutto mentali. Ricordiamo le cose più importanti, perché avrai vinto un sacco di gare, un sacco di cose, però ci sarà sicuramente qualcosa che ti è rimasta nel cuore oppure qualcosa che la reputi come le vittorie più importanti. Sì, diciamo che nella mia carriera di 14 anni sono riuscito a vincere 21 gare. E è un bel bottino, però si può sempre fare di meglio. Però dai, diciamo che ho realizzato il grande sogno di vincere una tappa al Giro d'Italia, fra l'altro a 5 km da casa mia, a Cesenatico, quindi è una vittoria che mi porterò sempre dietro con me. Immagino il tifo locale che potevi avere in questa tappa vinta a casa, che sicuramente ti ricorderai tutta la vita quello che è. Naturalmente qui ufficializziamo anche l'ingresso nel team di Manuel, il team Raptor, quindi Manuel, ora che ha un po' più di tempo, ci accompagnerà in vari video di pesca, perché pesca in tante discipline della pesca spinning dedicata al mare e non, e quindi ora non ci rimane che andare a pescare. Ok, questo è un posto dove quest'anno sono venuto anch'io in più occasioni a pescare le seppie, quindi è un canale della zona industriale di Ravenna, quindi queste seppie entrano in questi canali con l'acqua calda, quindi per depositare le uova e quindi per fare il loro ciclo riproduttivo. Trovando l'acqua calda si ambientano qua e rimangono qua per un po' di mesi per poi ritornare in mare. Quindi ci sono belle catture, quindi abbiamo fatto catture di seppie anche importanti. Vediamo adesso se collaborano anche oggi. Prima cattura e naturalmente Manuel è partito alla grande. La seppia ha attaccato subito l'egi appena ha toccato il fondo. E dopo due giri in manovella ha subito attaccato, ha sentito la mangiata. E dopo Manuel spieghiamo ai nostri amici come sono le mangiate, perché esatto, io le prime volte che tu mi hai accompagnato in questa pesca ho avuto proprio difficoltà a capire proprio come mangiavano. Tra l'altro una bella seppia. Qui, come voi la chiamate, una bella padella. L'occasione di questa battuta di pesca è
il mettere in acqua le nuove totanare Fierce della Trabuco, in questo caso Manuel l'ha catturato con la colorazione nera, utilizzando la nuova canna Tidal. Come diceva lui prima, appena totanare ha toccato l'acqua, due giri a manovella e ha mangiato subito. Non c'è stato neanche bisogno di fare le classiche zercate, e ho sentito subito la seppia. E tra l'altro una bella seppia, questa è una bella taglia. Noi naturalmente, purché siano molto buone da mangiare, queste sono molto buone, pratichiamo come sapete sempre il catch and release e anche questa bellissima seppia la rilasciamo. Ce l'ho, una seppia, ha mangiato anche la mia totanara Fierce, nel mio caso ha una colorazione aiu, quindi molto molto naturale. Uno dei segreti che mi ha detto Manu in queste cose qui è di recuperare in continua. La guardini tu, grande. Ok, wow, grande. Altra bella padella, Manu. Bellissima, bellissima taglia. D'altronde al fine, quando sta per finire, diciamo, sì, la stagione, sì, autunno inoltrato, si trovano queste padelle, queste perché padelle, la misura, okay, cresce di molto rispetto all'inizio del periodo, okay, della seppia, insomma. Altro colore, nel caso mio colorazione aiu, un altro padellone. Queste creature, se così si possono chiamare, sono impressionanti, perché ricordiamo che hanno un becco importante all'interno dei loro tentacoli, quindi un becco capace di cacciare i granchi, quindi rompere il guscio dei granchi, quindi esatto, un becco notevole, che loro predano su questo scambiandolo per un pesciolino, un gamberetto, penso, giusto Manuel? Sì, leggi, è praticamente la riproduzione di questo gamberetto e le seppie si cibano appunto di questi gamberetti, di granchi, di piccoli pesci. Certo. E quando vedono un'esca così, difficilmente riescono a resistere. Certo, certo. La rimettiamo nel godino, la slamiamo e la rilasciamo. Manu, raccontiamo due cose ai nostri amici su come si recupera la totanara e come funziona questa pesca, visto che tu l'hai insegnato a me ed è giusto che lo spieghi tu, quindi raccontare un po' come si recupera, come funziona il gestire queste esche in acqua. Allora, il recupero del nostro Egi si può fare in diversi modi. Diciamo che quello più classico, una volta che l'Egi ha toccato il fondo, è dare qualche giro di manovella, fermare l'esca per qualche secondo e poi dare 2-3 zercate in modo da riprodurre il movimento del gamberetto. L'Egi ritocca il fondo e si ricomincia con questa procedura. E molto spesso la seppia attacca sui momenti di pausa, quindi è importante fare anche queste piccole pause e vedere come reagisce questo cefalopode. Immagino, Manuel, che ci sia una tecnica di pesca abbastanza frequente questa qui dalla gente locale, quindi dai pescatori locali, vero? Anche perché qui sappiamo che ci sono un sacco di canali sparsi nel porto, più il molo di Porto Corsini che esce per 3 km, giusto? Sì, è una pesca molto, molto praticata nella zona, e soprattutto dalla primavera, autunno inoltrato, e appunto molti pescatori si sono approcciati a questo tipo di pesca e a questa pesca alla seppia, diciamo, perché nei periodi un po' di morta è diciamo la tecnica che ti dà più soddisfazioni. Sì, è una pesca fondamentalmente abbastanza semplice, quindi basta una canna da 2,40 m da spinning, un piombo e un po' di totanare e si può approcciare a questa tecnica. Poi naturalmente, come tutte le tecniche, un po' più bravo, un po' più esperto, si insidiano pescando edging calamari, seppie e polpi, anche tanti polpi. In questo caso qua rientrano le seppie, quindi il pesce più insidiato è la seppia. Abbiamo noi queste attrezzature nuove proprio sviluppate per questa tecnica che sono, abbiamo visto funzionare anche abbastanza bene, soprattutto le totanare gustano. Ok, 2-1 per me. Non sembra molto grossa, però anche qua la taglia non siamo noi a deciderla. La recuperiamo piano piano, onde evitare di strappargli i tentacoli. Eccola qua, non molto grossa. Ok, cambiato esca, questa volta ho utilizzato un colore vivace. Mi era già capitato in altre occasioni che a volte cambiando il colore l'attaccano subito. Ho come il presentimento che questi predatori
memorizzino un po' i colori, quindi molte volte cambiando il colore si ha l'attacco. E ora la mettiamo il guadino e la rilasciamo. Ecco che l'ha presa anche Manuel, così siamo già 2-2. Oggi il colore che va per la maggiore è il nero, infatti ho preso ancora con questa colorazione. Non è una seppia, diciamo, grossa come le precedenti, ma è comunque una seppia che ha attaccato il nostro Egi. È una piccola seppiolina che andiamo a rilasciare. Ora proviamo a cambiare colore, ero partito con un nero, ora mettiamo un colore più naturale, colorazione mazzancolla, e vediamo un po' se le seppie gradiscono. Anche questa è piccolina, una piccola seppia che ha mangiato sul nostro Egi, che ha montato una colorazione più accesa, un viola. Andiamo a rilasciare. Comunque, piccola o no, si è detto che si faceva il numero e sia 4-2. Manu, ti ho visto fare una partenza come classico tuo nel tuo sport da sprint. Cos'è accaduto? Spiegami come le stai catturando in questo momento. Stanno mangiando molto sulle pause. E a differenza della prima, che ho sentito il peso nella canna, le altre seppie ho sentito proprio la mangiata. E nel momento di pausa ho sentito proprio l'attacco al nostro Egi e la seppia era lì. Allora, lui sta utilizzando una Totanara 2,5 che ha un affondamento abbastanza lento, e nel mio caso invece è una Totanara 3, quindi più grande dimensione e anche un po' più pesante, quindi scende più velocemente in acqua, anche se qua non abbiamo tantissima acqua, giusto Manuel? No, qua c'è un paio di metri d'acqua dove, appunto, dove lanciamo, quindi l'affondamento della Totanara è abbastanza relativo. Fa comunque abbastanza presto a raggiungere il fondo. Poi comunque stiamo utilizzando un piombo da 10 grammi perché c'è un po' di corrente e in queste condizioni è fatica tenere l'Egi in pesca senza un piccolo piombo. Nel momento che si muove l'acqua è un momento buono per pescare. Sì, a differenza di quando è ferma che non fa nulla, quindi sì, nei cambi di marea abbiamo riscontrato appunto che le seppie sono un po' più attive e quindi adesso la marea sta calando, è un momento, diciamo, buono, infatti queste catture in successione lo dimostrano. La stagione migliore per insidiare questi cefalopodi, Manuel, quando è? Capita una volta all'anno, due volte all'anno? Diciamo che qua il periodo migliore va dalla primavera ad autunno inoltrato. E come dicevamo prima, è un po' un'incognita perché da un giorno a quell'altro a fine autunno spariscono, non sai mai bene il periodo esatto. Ci sono stati dei periodi che si pescavano fino a dicembre, altri periodi che già a novembre smettevano di mangiare. Avete visto prima la ferrata della seppia in diretta? E per me è fondamentale appunto ferrare la seppia, non troppo forte perché rischi di strappargli i tentacoli, né troppo piano perché comunque la seppia, se non la fori bene, rischia di lasciare il tuo Egi. Molte persone tendono a recuperare la seppia senza ferrare quando sentono il peso o l'attacco della seppia, ma in molti casi la seppia lascia l'Egi e difficilmente riuscirai a portarla a guadino. Quindi la ferrata è una parte fondamentale di questa pesca e va fatta assolutamente. Ormai, come nello sport di Manuel, che all'ultimo chilometro vede il traguardo, è partito per vincere questa tappa. Entrambi stiamo utilizzando la nuova treccia 8 capi di trabucco speciale Edging. È una treccia che ha un particolare di ogni 220 cm, quindi 2,20 m, avere un pezzo bianco. Questo identifica e ci permette di capire a che distanza è la nostra Totanara.
oltre ad essere il rosa, ha un colore caldo che viene assorbito in acqua e quindi viene reso praticamente trasparente. Si chiama SLK 8 Special Edging. Manu, da buon sportivo, non me la sta raccontando giusta. Ora gli copio il colore e vediamo. Questa è bella. Questa ha mangiato molto vicino, sì. Molto spesso, quando non senti la mangiata della seppia, devi fare caso all'attrito, diciamo, della totanara che cambia. Quando ti si attacca la seppia non senti più il fondale, senti che la totanara e il recupero è molto più fluido, e in quel caso è opportuno provare a ferrare, perché può esserci una seppia attaccata senza che ha mangiato in maniera chiara. Allora, non è servito neanche fare la volata, perché a metà gruppo, classica tua, ti sei staccato, te ne sei andato e mi hai piantato lì. Allora, abbiamo detto, Manu, l'attrezzatura è abbastanza semplice, però servono i suoi accorgimenti per poter fare una bella pescata. Naturalmente la tua esperienza ha dimostrato che le seppie ci sono, mangiano, e andiamo a vedere cosa abbiamo utilizzato oggi. Partiamo dalla canna. Canna, seguito tutto un consiglio, abbiamo utilizzato canne da 2,40 m, quindi canne da 8 piedi. Io pescavo con la nuova Outlove. Outlove è una serie di canne di 4 modelli, 2 misure, 8 piedi, 8 piedi e 6, che si differenziano nella lunghezza dal grammatura e soprattutto dal numero di edgy che vengono utilizzati. Abbiamo detto tonare da 2, 2,5, 3, 3,5. Quelle che ci hanno dato più cattura oggi sono state 2,5, giusto? Quindi una tonara abbastanza piccolina. E queste canne hanno la caratteristica di essere molto forti nella parte, chiamiamolo, della base, ma molto sensibili in vetta, che permettevano di avvertire tutti i movimenti che l'edge ti trasmetteva direttamente alla canna. Tu hai utilizzato la nuova Tidal, una nuova canna con questa fasciatura per tutto il blank della canna abbastanza importante, che ne dà rigidità. Però mi hai detto, mentre la provavi, che questo qui è il campione ufficiale con cui a breve arriveranno sul mercato italiano. Mi hai detto che è una canna che si è trovato molto bene, quindi ti chiedo alcune impressioni su questa canna. Sì, mi sono trovato molto bene, perché è una canna molto sensibile, che ti permette di sentire anche le più piccole mangiate. Le mangiano con cattiveria e molto spesso non ti accorgi quando sono attaccate alla nostra totanara. E quindi è molto sensibile, allo stesso tempo è robusta nel fusto e ti permette di combattere bene anche quando prendi una seppia di discrete dimensioni. Abbiamo visto che abbiamo fatto belle catture di seppia, anche qualche d'una piccola, ma qualche d'una bella, quindi belle catture importanti. Entrambi avevamo montato i nuovi Krios, Krios SV, che si differenziano dai Krios normali perché hanno cuscinetti stagni, quindi non permettono l'acqua di entrare ai cuscinetti. Krios è fornito una gamma di mulinelli 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 la misura dei mulinelli, 5,2 rapporto di recupero, 6+1 i cuscinetti. Mulinello abbastanza leggero, abbastanza comodo per questa pesca. Entrambi avevamo il modello 2005. Imbobinata con la nuova treccia SLK X8 Special Edging, treccia rosa ogni 2,20 m, un pezzo bianco per capire ed avere sempre il controllo della nostra totanara. Parte finale, spezzone del 4 Carbon FC403, nella misura di 24, abbiamo entrambi usato 24-22, che ci permette di avere un buon controllo di queste catture. Come assembliamo? Moschettone, totanara e piombo, perché bisogna avere un piombo che ci aiuta sia nella distanza di lancio, ci permette di avere sempre la totanara a contatto col fondo. Andiamo a vedere come si assembla questa montatura. Oggi la totanara che ci ha regalato più catture è stata in questa colorazione nera, totanara da 2,5, e visto che le condizioni del canale erano abbastanza impegnative in quanto c'era abbastanza corrente, abbiamo utilizzato e appesantito la nostra totanara grazie a questo piombo da 15 grammi che abbiamo inserito nel nostro moschettone. Prima inseriamo il piombo, perché è quello che sta più a contatto col fondo, e poi successivamente la totanara, che ha bisogno di maggiore libertà. E questo è l'assetto che abbiamo utilizzato. Due parole sulle nuove totanare FIRSE. Totanare realizzata in misura 2,5, 3, 3,5,
ogni misura ha un affondamento diverso e un peso diverso, caratterizzato da un piombo affusolato che permette anche nei recuperi swimming un nuoto continuo, cestello in acciaio inox e rivestite di seta che permettono di avere una buona al contatto della seppia quando lo prende, rendono un contatto abbastanza naturale e permettono al cefalopede di trattenerlo qualche secondo in più. Collarino posteriore gloving che permette soprattutto nella pesca notturna di creare una luminescenza e quindi di avere un potere attirante del cefalopede alla totalara. Per chiudere il parco attrezzatura, borsa in EVA ci permette di contenere tutta la nostra attrezzatura all'asciutto, un guadino con la rete siliconica, avete visto che questa tipologia di rete permette ai cestelli totalari di non attaccarsi e al cefalopede di non arrotolarsi nella rete. Abbiamo fatto le catture importanti, la giornata di oggi le abbiamo rilasciate, ma gli esemplari più grossi si potevano tenere perché sono gustosi, giusto? Sono molto gustosi. Sono buoni a mangiare, ma la giornata di oggi abbiamo rilasciato tutto. Vi invitiamo a fare una bellissima giornata di pesca al cefalopede, che sia calamaro, che sia seppia, che sia polpo, perché è una tecnica veramente da divertirci. Grazie Manuel per i consigli che mi stai svelando su questa tecnica. Non ti sfido in bicicletta perché perderei ancora prima che nelle seppie. Ci troveremo alla prossima avventura di pesca. Ciao a tutti. Questa la tagliamo. Sembra che hai fatto il tatuaggio. No. Sì, dai. No, ma guarda la faccia. Ha tutto l'orecchio nero. Ascolta, quello che vai nella vasca, buttati. Questa la tagliamo. Questa la teniamo per tutti i ricatti che dovremo farti nella vita.